Alla cittadinanza onoraria mi associo una città, ho voluto studiarne la storia e anche conoscere l'anima di Civitavecchia e la sua umanità attraverso i miei amici della comunità di Sant'Egidio come Massimo Magnano, gli altri che lavorano con le persone che vivono per strada, quelli che soffrono solitudine, disagio psichico, e ho capito come Civitavecchia abbia una grande anima e abbia una grande voglia di essere solidale. È una città che ha una sua storia, la storia della guerra, della distruzione, e per questo è una città che può parlare di pace al Lazio, all'Italia e al Mediterraneo. Peraltro in un periodo storico particolare da questo punto di vista. In un periodo storico drammatico in cui la guerra sembra vincere, in cui la guerra sembra cominciare in tante parti del mondo e non finire da nessuna parte.